Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura ci occupiamo della visita a Teramo del Ministro della Salute Roberto Speranza, che questa mattina ha inaugurato il nuovo hub vaccinale presso l'Università di Teramo. E noi andiamo proprio in diretta da Teramo, dove ha seguito la giornata la nostra Tania Bonici Castelli, che saluto e ringrazio, così come saluto e ringrazio il magnifico rettore dell'Università di Teramo, Dino Mastrocola. Linea a te, Tania. Buongiorno a tutti i telespettatori di TV6, a te Alfredo. Noi siamo in diretta dall'Università degli Studi di Teramo e diciamolo subito, l'Ateneo Teramano diventa da oggi un importantissimo centro vaccinale universitario, uno tra i più grandi in Italia. A inaugurare questo hub vaccinale così importante è intervenuto proprio il Ministro della Salute Roberto Speranza, il quale è arrivato a Teramo prima in Giulianova, in provincia di Teramo volevo dire, prima Giulianova ha visitato la piccola opera Caritas, poi si è recato all'ospedale Mazzini al terzo lotto Covid, ha proseguito la sua visita all'istituto zooprofilattico ed è arrivato puntualissimo qui all'università alle 12:20. È rimasto particolarmente colpito da questa struttura che è ampia, si estende nel secondo livello del plesso d'annunzio del campus universitario, prevede 16 linee vaccinali e si prevede che si possano vaccinare fino a 3.800 persone al giorno, 7 giorni su 7, quindi pensate che cosa importante. E al termine della sua visita il ministro Speranza ha rilasciato queste dichiarazioni che vediamo subito. Davvero, quando mi è stato detto che si apriva un hub così importante, così strategico all'università, ho pensato che fosse proprio il segnale giusto e che meritasse la presenza del governo del nostro paese e del Ministro della Salute. E credo che simbolicamente sia molto forte l'idea di portare la campagna di vaccinazione dentro un'università, perché l'università è l'idea del futuro e quindi questa dimensione di futuro si incrocia con la campagna di vaccinazione. E siamo in una fase cruciale perché abbiamo superato le 15 milioni di dosi somministrate, andiamo a una velocità di circa 1 milione di dosi ogni tre giorni e accelereremo ancora nei prossimi giorni. Io penso che nelle prossime settimane le due parole guida devono essere fiducia e prudenza, dobbiamo declinarle assieme, fiducia perché abbiamo finalmente gli strumenti per uscire da questa stagione, ma ancora prudenza perché il Covid è presente, c'è una circolazione significativa, tante persone sono ancora in terapia intensiva e in area medica. Io penso che abbiamo bisogno di un grande patto paese in cui tutti insieme si rimette al centro la questione salute e si costruisce la prima mattonella su cui far ripartire davvero l'Italia. E allora queste le parole del ministro Speranza. Tania, il ministro ha posto l'accento proprio sul luogo dove si trova questo hub vaccinale, è quasi un simbolo, quasi come voglia essere un simbolo a livello nazionale della ripartenza di questo paese che noi speriamo a breve possa tornare alla normalità. Linea ancora a te. Infatti Alfredo, ti voglio dire che la disponibilità che l'Università di Teramo ha dato all'ASL, mettendo a disposizione questo centro, questo campus universitario, darà un impulso notevole alla vaccinazione di massa sul nostro territorio. Pensate che solo oggi si sono prenotate 900 persone over 50 che si stanno vaccinando proprio in questo momento. Quindi una sinergia tra istituzioni che renderà tutto più semplice e più veloce. Non ci sarà però solamente l'università in provincia di Teramo, ci sono anche altre 4 sedi a Montefino, ad Atri, a Colonnella e a Giulianova. Queste sedi distano tra di loro solo 1 ora di macchina, quindi molto semplice per i cittadini arrivarci, che potranno scegliere il luogo e l'ora dove vaccinarsi. Noi siamo in compagnia con il magnifico rettore dell'Università degli Studi di Teramo, Dino Mastrocola. Beh, oggi è stata veramente una giornata importante. È un grande riconoscimento al lavoro che sì l'ASL ma anche l'università sta facendo.
Sì, grazie per queste parole. Devo dire che il coronamento di un impegno che avevamo preso con la ASL, anche con il Comune, con la Regione, quella di realizzare se non il più grande, uno dei più grandi hub vaccinali universitari a livello nazionale. Ma questo perché? Non semplicemente dando a disposizione dei locali. L'Università di Teramo vuole partecipare attivamente, quindi ci saranno dei volontari, dei nostri studenti, il personale e cerchiamo anche di realizzare un ambiente accogliente per le persone, quindi ci saranno degli spazi musicali, quindi vogliamo che la vaccinazione sia una bella cosa, un bel momento, perché vaccinare all'interno di una università? Ma perché sì, perché sarebbe strano il contrario. L'università non è soltanto didattica e ricerca, l'università è terza missione, è interazione con il territorio, è solidarietà, quindi se accelerando la campagna vaccinale noi contribuiamo a salvare anche una sola vita umana, io sono la persona più felice. Rettore, lei però ha poi un sogno, cioè quello di vaccinare tutti gli studenti di UNITE. Assolutamente un sogno importante che però dovrebbe veramente diventare realtà, si dovrebbe concretizzare entro settembre all'interno della campagna vaccinale predisposta dal governo e quindi eseguita poi a livello regionale, perché se rispettiamo i tempi anche grazie al lab di Teramo, grazie all'organizzazione della provincia, insomma molto probabilmente riusciremo a rispettare. Quindi i nostri studenti potranno essere vaccinati per poi a tornare in presenza con il primo semestre dell'anno accademico 21-22 senza, speriamo, bloccarci di nuovo. Dottore, vogliamo descrivere un po' il percorso che fa il cittadino quando arriva a Costa Sant'Agostino per vaccinarsi? Sì, allora ci sono due ingressi, c'è un ingresso, come dire, quello monumentale, quindi dallo scalone dell'università c'è poi un percorso indicato, incontra dei volontari che distribuiscono i moduli da compilare oppure raccolgono i moduli compilati. Nell'atrio c'è una prima zona di sosta e in questa fase viene consegnato anche un numero, ci sono dei monitor che indicano quando un certo lotto di numeri può entrare all'interno del corridoio, quindi indicando la zona, indicando l'aula, quindi il cittadino quando compare il suo numero si avvicina alla zona e individua immediatamente l'aula con il punto vaccinale dove si deve vaccinare. Lì ci sono sempre delle sedie per delle attese momentanee, poi si sposta di fronte alla postazione vaccinale, viene vaccinato e si ferma all'interno dell'aula in una zona separata per 15 minuti per aspettare che il vaccino in qualche modo entri in circolo e quindi che non ci siano delle controindicazioni, e poi esce da una porta laterale in modo tale che non ci sia sovrapposizione di flussi. Ovviamente c'è un centro ristoro, c'è la possibilità di ascoltare la musica, c'è la radio dell'università, quindi insomma chi vuole dopo la vaccinazione si può fermare negli spazi ampi del campus universitario. Insomma, un momento piacevole. Noi abbiamo visto in campo Protezione Civile, Esercito, Croce Rossa, insomma tutta l'organizzazione massima è possibile. Sì, un'organizzazione veramente sinergica, come diceva giustamente prima, quindi tra istituzioni. Consentitemi di ringraziare il personale dell'Università di Teramo. Ho fatto un sopralluogo ieri sera alle 19:30, stavano ancora lavorando, quindi grazie di cuore all'ufficio tecnico, al centro informatico e alla Fondazione Unite. Veramente non è un impegno del rettore, è un impegno dell'intera università, ma per tornare ad essere veramente tale, una comunità viva e pulsante come siamo sempre stati, con i nostri studenti al nostro fianco.
Alfredo, qualche domanda al rettore dallo studio? Spesso si è criticata l'università, e io ricordo anche nella scorsa campagna elettorale, per una certa lontananza, distanza dalla città di Teramo, ma insomma dalla vita della città di Teramo e non solo della provincia, ma anche dell'intera regione. E invece in questo caso mi sembra che quale migliore esempio, insomma, per cui l'università torna al centro della scena. Diceva il collega che l'università torna al centro della scena delle istituzioni cittadine, è stata un po' criticata la lontananza dell'università negli scorsi anni, invece mi pare che adesso l'università torni ad essere protagonista. Ma, è il nostro obiettivo, insomma, l'abbiamo detto prima, insomma, un'università che sta su una turris eburnea non ha modo di essere, un'università integrata con il proprio territorio, ovviamente ha uno sguardo internazionale, ma è pienamente integrata con il proprio territorio e non si limita a fornire didattica e ricerca, ma interagisce anche per finalità sociali con il proprio territorio, e noi non ci sottrarremo mai a ciò. Lo possiamo fare perché tutti quelli di Unite sono delle persone meravigliose. È vero, questo lo posso confermare. Grazie Rettore. Grazie. Orgoglioso ovviamente della visita del Ministro Speranza, il Direttore Generale dell'ASL di Teramo, Maurizio Di Giosia, a benedire l'hub vaccinale il Vescovo di Teramo, Don Lorenzo Leuzzi, che ha avuto un grosso ruolo, un ruolo importante nell'organizzazione della visita del Ministro Speranza qui a Teramo, presente Marsilio, l'assessore Verì, presente anche il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, che ha promesso che nessuno resterà da solo in questo momento di vaccinazione di massa, e ha promesso come comune di raddoppiare il trasporto pubblico urbano proprio per portare i cittadini più facilmente qui a Coste Sant'Agostino. Anzi, c'è anche un bus rosa che si chiama Primula e che trasporterà gratuitamente le persone che si vorranno vaccinare all'Università di Teramo. Insomma, una sinergia di istituzioni che, possiamo dirlo, è una grande dimostrazione di educazione civica. Dall'Università degli Studi di Teramo è tutto, io restituisco la linea